Ciao a tutti, io sono la Fra e benvenuti in questo mio primo video della rubrica dedicata ai personaggi di Metal Gear Solid. Prima di tutto vi avviso che questo filmato contiene spoiler sulla trama della saga ed è quindi indirizzato a chi ha completato tutti i titoli. Inoltre non tratterò gli eventi principali ma cercherò di soffermarmi sulla psicologia dei personaggi. Ci tengo a precisare che si tratterà di un'interpretazione molto personale, per questo sentitevi liberi di commentare e dirmi che cosa ne pensate. Revolver Ocelot è senza dubbio una delle figure più controverse della saga di Metal Gear. Presente in ben 5 capitoli canonici e in Metal Gear Solid Portable Ops, è uno dei personaggi principali, nonché il motore scatenante della maggior parte degli eventi. Adamska nasce da The Boss durante lo sbarco in Normandia, il 6 giugno del 1944, in seguito a una ferita che la donna, incinta, aveva riportato sul campo di battaglia. Subito dopo la nascita, i filosofi lo prendono con loro, separandolo dalla madre e lo portano in Russia. Qui verrà cresciuto da Volgin e il Gru fino al 1960, anno in cui diserterà dall'Unione Sovietica per unirsi segretamente alla CIA. Fin dall'infanzia, Ocelot è perfettamente diviso tra est e ovest. Madre americana, padre russo, nato in Francia, cresciuto all'est, agente del KGB, ma spia per la CIA. Ed è proprio con questo dualismo che ci viene presentato il personaggio, ormai ventenne, in Metal Gear Solid 3 Snake Eater, un arrogante ragazzino in uniforme del Gru, ma con nei piedi speroni da tipico cowboy statunitense. Vissuto quindi, durante la Guerra Fredda, con una visione super partes del mondo, Ocelot rimarrà inevitabilmente colpito dall'ideologia di The Boss e dal suo sacrificio. Nel 1970, infatti, Adam recupererà l'eredità dei filosofi uccidendo il direttore della CIA e diventerà uno dei fondatori dei Patriots, un'organizzazione nata con l'intento di rendere possibile il desiderio di sua madre, creare un mondo unito. Nonostante l'ideologia di The Boss abbia sicuramente influenzato la vita di Ocelot, quest'ultimo riporrà la sua ammirazione e lealtà in un'altra figura, Big Boss. Incontrato inaspettatamente durante la missione Virtuosa nel 1964, Snake susciterà subito l'ammirazione del ragazzo, che svilupperà con l'uomo un rapporto inizialmente di competizione e successivamente sempre più di rispetto. Sarà proprio il legame con Snake, costruito durante lo svolgersi della missione Snake Eater, a guidare le azioni di Ocelot per tutta la sua vita. You're pretty good. Pretty good. Dopo l'incidente di Ground Zero e la distruzione degli MSF nel 1975, Adam rimarrà a vegliare su Big Boss per 9 anni in attesa del suo risveglio. Come copertura, lavorerà nel frattempo in Afghanistan come torturatore. Qui si guadagnerà il soprannome di Shalashaska, una parola nata dall'unione dei termini russi Gulag e Spada dell'Eroe. Pensandoci, il significato di questa parola è ironicamente adatto alla personalità di Ocelot. La sua figura, nei vari capitoli della saga, oscilla in continuazione tra quella del torturatore spietato e apparentemente mosso solo da sadismo e valido alleato di Big Boss, lasciando il giocatore a lungo perplesso riguardo al suo schieramento e rendendolo spesso imprevedibile e responsabile di alcuni dei più grandi colpi di scena della saga. Dagli anni 80, Ocelot collabora al fianco di Venom Snake nei Diamond Dogs e contribuisce alla fondazione di Outer Heaven. Ormai completamente dissociato da Zero e dai Patriots, inizierà poi a studiare un piano per portarli alla distruzione. Il 1999 è l'anno in cui il corpo di Big Boss, in seguito alla sconfitta per mano di Solid Snake, cade nelle mani dei Patriots. Ed Adam inizia ad agire con l'unico scopo di porre fine all'organizzazione e di conseguenza risvegliare John dal profondo coma indotto. Il suo piano è molto articolato e ben studiato, ma richiede anche un caro prezzo. L'uomo, infatti, deve allontanarsi da tutte le persone a lui più vicine per assicurarsi la riuscita del piano e nel corso degli anni nascondere la sua identità e spesso ritrovarsi a dover affrontare o eliminare persone che in passato furono suoi alleati o amici. Grazie ad articolate menzogne e una recitazione straordinaria, nel 2014 tutti ormai lo considerano solo l'involucro della personalità di Liquid Snake, insinuatasi nella sua mente a causa del trapianto del braccio. In realtà,
Ocelot continuerà ad agire in segreto contro i Patriots, con lo scopo di eliminare definitivamente la loro tirannia digitale. Per riuscire in questo suo intento, si servirà dell'ignaro Solid Snake. I due instaureranno nel tempo un rapporto reciproco di stima, ma allo stesso tempo anche di odio. Ocelot considera infatti David un ottimo soldato, con straordinarie capacità di combattimento, ma anche l'uomo che ha posto fine alla vita di Big Boss. Solid, da parte sua, fino all'ultimo si interrogerà sugli scopi di Ocelot e sulle sue intenzioni. Più volte nel corso degli anni, Adam metterà alla prova Solid e vi riporrà grande fiducia, visto che il suo piano poteva andare a buon fine proprio solo grazie alle capacità del ragazzo. Una volta riuscito nel suo intento, Ocelot muore, con la consapevolezza però che in quell'esatto momento Big Boss si sta finalmente risvegliando, libero, nel mondo che aveva sempre desiderato. Un luogo senza leggi, simile al Far West, in cui l'anarchia avrebbe regnato, ma gli uomini combattendo avrebbero riscoperto le pure emozioni, non più schiavi di un sistema che le reprimeva e controllava. Secondo la visione di Ocelot, infatti, la guerra ed il combattimento non sono altro che un mezzo dell'uomo per scoprire la propria vera natura. Questa sua visione è stata sicuramente influenzata da Big Boss, che negli anni 90 aveva cercato di creare uno stato indipendente per sfuggire dal controllo di Cypher, ma che sfortunatamente stava trascorrendo anni di prigionia proprio nel suo regno. Adam ha vissuto la sua intera esistenza fingendo di essere qualcun altro, mentendo a molti e svolgendo doppi e tripli giochi, stravolgendo l'equilibrio globale. Ma la sua lealtà per Big Boss non ha mai vacillato. È infatti importante sottolineare come Ocelot sia sempre stato l'unico a combattere non per la leggenda vivente di Big Boss, ma per l'uomo che vi stava dietro. Se avesse potuto scegliere, Ocelot avrebbe probabilmente preferito vivere come un uomo e non come un soldato, e questo suo stesso destino, forse, lo avrebbe desiderato anche per John. What's your name? Snake. No. Not that name. You're not a snake, and I'm not an ocelot. We're men with names. My name is Ademska. What's yours? John. Very well, John. Plain name, but I won't forget it. Come on!